Siamo qui con mister Napolitano. Mister, purtroppo una sconfitta che brucia tanto. Brucia tanto perché noi giochiamo bene, spiamo un bel calcio, però concretizziamo poco. Poi l'errore che ha commesso l'arbitro è inevitabile, cioè è stato visto anche da lei, trattenuta, ha dato fallo al contrario, ha permesso il sesto fallo, poi la partita si è incattivita e si è messa in un binario che noi purtroppo l'unica cosa che sappiamo fare è giocare a calcio. Quello che dico sempre ai miei ragazzi è pensare sempre di giocare e non pensare né all'arbitro né all'avversario. Purtroppo sta sconfitta non ci voleva perché comunque noi siamo una buona squadra, per il resto vedo, mi spiace per l'infortunio che è successo a Stefano Fiori, il nostro portiere, speriamo che si rimetta più presto, questo posso dire stasera. Purtroppo il nervosismo comunque vi ha penalizzato tantissimo sul finale, due tiri liberi che comunque hanno regalato il successo agli avversari. I miei sanno bene che devono pensare solo a giocare a calcio e non fare falli stupidi come è stato fatto, poi alla fine l'arbitro ha condizionato con un fallo che non c'era, purtroppo abbiamo capito che gli arbitri di questa categoria questi sono. Fortunatamente per ora sta girando a sfavore molto, speriamo che dalla settimana prossima, dalla ripresa del campionato, possa invertirsi la rotta. Mister Greco, vittoria al photo finish, risultato... Rocambolesco. Molto rocambolesco, una partita molto tirata da entrambe le squadre che volevano vincere, la posta in palla forse era alta. Noi venivamo da una brutta sconfitta sabato e dovevamo ribadire che comunque in campionato vogliamo dire la nostra fino in fondo, cercando poi di trarre il meglio da quello che facciamo durante la settimana. Purtroppo ci sono stati episodi spiacevoli nel campo, questo dispiace, però la cosa fondamentale sono i tre punti e bisogna guardare alla prossima. Sicuramente, già guardiamo alla prossima che è di venire, che è l'Aus Domini, una buona squadra che ha ottimi elementi. Quello che è successo in campo lo lasciamo al campo. Purtroppo con le società, siamo una società amiche, per fortuna noi degenerato in altro, diciamo che facciamo un appello alla federazione insieme al fatto che quando meno le società vengono tutelate per la questione arbitri, ma non per niente, cioè noi paghiamo un'iscrizione, quindi vogliamo dare un contributo a questo sport che cresce. Se c'è necessità, perché non si mandano due arbitri su un campo di Serie D? Questo è l'interrogativo. Aleano, fortunatamente arrivano tre punti molto importanti in una partita dove è davvero successo di tutto. Sì, è stata una bellissima partita, una partita molto difficile da giocare su un campo piccolo, cioè una battaglia è stata, però l'abbiamo spuntata noi, è stata una partita vinta con il cuore, dai. Nel primo tempo magari le due squadre si sono equivalse, ma nel secondo tempo sono usciti fuori troppi errori arbitrali che hanno condizionato la partita forse. Sì, ma non è solo adesso, tutti i sabati capitano questi errori, purtroppo gli arbitri non hanno esperienza, però dai, giochiamo, ci divertiamo e alla fine abbiamo vinto una partita bellissima.